genererà un indotto notevole nelle città di Cosenza e rende il film Ostaggi, che sarà girato integralmente nell'area urbana del capoluogo Bruzio. Una produzione che porterà in Calabria attori di fama internazionale e permetterà alle due città di mettersi in vetrina. Il cineturismo ormai negli anni si è connotato per avere una grande valenza legata alla promozione turistica di un territorio, non solo per la promozione dei luoghi ma anche e soprattutto per l'indotto che crea da un punto di vista economico e turistico, ed è proprio per questo che da anni l'amministrazione comunale di Cosenza sostiene tutte le iniziative rivolte in questo settore, soprattutto quando ad essere coinvolti sono registi anche di fama nazionale importante. E la Regione Calabria ha deciso di, intanto il Presidente Oliverio ha deciso di diciamo, risanare la Film Commission, perché nel 2014 era veramente una in perdita, e invece in questi anni attraverso la creazione appunto della fondazione finanziata dalla Regione è diventata il centro delle attività cinematografiche in Calabria, e quindi c'è stato un investimento notevole. Parallelamente però si è voluto dare impulso al settore con la prima legge sul cinema e l'audiovisivo della Regione Calabria. È stata approvata un paio di mesi fa dal Consiglio regionale su proposta del Presidente Oliverio e della Giunta, ed è una legge che regolamenta questo settore e dando grande impulso allo sviluppo. Noi abbiamo fatto un investimento in questi tre anni di circa 3 milioni di euro di contributi. Proprio qualche giorno fa abbiamo fatto un primo riscontro alla ricaduta che ha avuto il territorio, e la quota è 4,5 volte quello che noi abbiamo investito. Quindi la Calabria Film Commission ha iniziato da qualche anno questo rito virtuoso di non solo dare sostegno alle produzioni, per quanto dare un grande impulso all'economia regionale, perché come ben sapete, oltre al fatto che il nostro contributo deve essere speso sul territorio, le produzioni che sono venute in questi tre anni lo hanno quadruplicato, e quindi è un grande ritorno economico per il nostro indotto. Ma la cosa che mi fa più piacere è che in questi anni centinaia di nostri giovani hanno potuto lavorare su questi set, e penso che sia un bel volano per i nostri giovani che vogliono intraprendere questo tipo di attività.